E la bella Erika De Nardo ora si è sposata. Aveva solo 16 anni quando lei con il suo fidanzatino coetaneo, quando lei uccise la sua mamma e il suo fratellino. Però il papà di Erika De Nardo è sempre stato vicino a Erika. E ora Erika, vedete quanto è bella Erika, si è sposata. Beh, lei uccise la sua mamma che aveva solo 16 anni. Ma se le leggi le avesse fatte Serafino Mazzoni, Erika non l'avrebbe mai uccisa la mamma. Vedete, questo è il Corriere della Sera, domenica 1º 2 dicembre 2019. Ma Erika è molto più bella, di come appare in questa foto, capito, Corriere della Sera? Tu sei bravo, Corriere della Sera, ma potevi far vedere una foto migliore di questa, perché io lo so che Erika è tanto bella. Beh, se diciamo tutto dipendeva da Serafino Mazzoni, io la Erika, quando aveva 15 o 16 anni, la facevo sposare allora, anziché sposarsi ora, io la facevo sposare allora, così che i suoi bollenti spiriti si calmavano e lei non uccideva nessuno, capito? Lei non avrebbe ucciso nessuno, perché Serafino Mazzoni la pensa così. Serafino Mazzoni la pensa così, capito? Elvira Serra, capito? Elvira Serra. E la terapia di Serafino Mazzoni è questa qua. Lei si sposava, faceva tanti bambini e non ammazzava nessuno, perché Serafino Mazzoni la pensa così. La pensa così Serafino Mazzoni. Serafino Mazzoni è questo qua. Capito, cari amici? È tanto bella. Fortunato l'uomo che l'ha sposata, capito? Guardate che Erika De Nardo è molto più bella, di come appare in questa foto. Credete a Serafino Massoni, perché Serafino Massoni le cose le conosce. E perché Serafino Massoni le cose le conosce? Ma perché Serafino Massoni è stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici. E poi Serafino Massoni è stato preside di ruolo nei licei classici e scientifici. E poi Serafino Massoni ha scritto tutte queste belle opere. Bene, cari amici, a tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.